acquistare i prodotti e gli ingredienti dagli agricoltori locali, nei mercati contadini o direttamente in fattoria, da mettere in tavola al pranzo di Natale ma anche al cenone di Capodanno, nel segno della stagionalità. Obiettivo è evitare tutti quei passaggi che dal campo alla tavola fanno lievitare anche fino a 10 volte lo scontrino. Ad aver lanciato la proposta sono Coldiretti Toscana e Campagna Amica, che per queste feste hanno elaborato un menù a chilometro zero, a base dei prodotti agricoli che si trovano in campo in queste settimane. In Toscana le famiglie per il pranzo di Natale hanno speso mediamente, secondo la stima di Coldiretti, 109 euro, ma la crisi causata dall'inflazione ha differenziato fortemente le possibilità di spesa, tanto che un 6% dei toscani destinerà al pranzo natalizio non più di 30 euro, mentre un altro 16% si fermerà tra i 30 e i 50 euro, secondo Coldiretti XE. I cuochi contadini con 65 euro riescono a mettere a tavola 4 persone. Abbiamo fatto un menù che va dall'antipasto, i crostini neri, il cavolo nero, che sono tutti prodotti di stagione, passatelli col pane raffermo, le crespelle di Caterina dei Medici, che ce le portiamo dietro con la tradizione, la storia e la tradizione contadina, il cappone, che è quello che abbiamo tolto dal brodo, lo riproponiamo con due salse, quindi una salsa che è una maionese all'arancia e l'altra una salsa verde di prezzemolo. Come contorno non può mancare di questo periodo natalizio il cardone, i gobbi, che sono tanto preziosi in questo momento, ricchi di fibre e di sali minerali. Terminiamo in bellezza con un bicchiere di vino e i cavallucci.